Mi serve un ombrello ad agosto. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come vi dicevo nell'intro, oggi mi serve un ombrello, anzi non uno solo, tanti ombrelli, e non ombrelli normali ma ombrellini di carta. Sì, perché ho deciso di fare un bel centrotavola per un cocktail estivo. Adesso si avvicina Ferragosto e quindi siamo tutti portati alle bisbocce sulla spiaggia. Sarebbe carino agghindare il nostro terrazzo con un centrotavola che richiami appunto questo tema: il mare, l'estate, la vacanza, i colori, la leggerezza, la freschezza. Bene, allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a fare il nostro centrotavola di ombrellini di carta. Nuovo video, nuovo centrotavola. Quello di oggi è un centrotavola veramente divertente che io ho immaginato per le serate da Ferragosto in poi. Sapete, quando un po' c'è voglia di rimanere attaccati all'estate, allora se ne cercano i simboli. Bene, e cominciamo. Basta chiacchiere, ombretta, sei logorroica. Cosa ci occorre? Innanzitutto una bella candela colorata. Io ho preso questa fucsia all'IKEA, il tappo, ma voi lo potete usare anche senza tappo, anzi la dovete usare senza tappo. Benissimo, una candela colorata e possibilmente profumata, un paio di forbici, degli ombrellini da aperitivo di tanti colori. Io ne ho presi 5 pacchettini, li trovo nei supermercati o dai cinesi, e poi una ciambella di polistirolo. Vedete? Questa è bella grande, ha un diametro 24, ma potete farla di qualunque dimensione. Questo lavoretto non è un'idea proprio mia originale, o meglio, il centrotavola sì, però non è originale la composizione di ombrellini che ho visto in una bellissima lampada, un paralume fatto proprio tutto di ombrellini di carta. Se ritrovo di nuovo il sito in cui l'ho visto l'anno scorso, mamma mia, vediamo, adesso lo cerco, vi metto, perché anche lì c'erano tanti oggetti da cui poter trarre spunto. A me, più che la lampada, che è una cosa meno proponibile secondo me, un centrotavola che è più usa e getta mi piace come idea. Cominciamo, aiutiamoci sempre con uno stuzzicadenti a bucare la nostra ciambellina, perché il polistirolo di queste ciambelline è bello duro e quindi dobbiamo avere già il percorso ben delineato. In più le forbici ci serviranno per tagliare gli ombrellini a misura, perché non sempre lo stecco ci servirà a lungo per tutta la lunghezza, quindi in quel caso la guida fatta precedentemente sarà utilissima, perché ci permetterà di non dover sfruttare la punta dello stuzzichino. Quindi cominciamo, dobbiamo fare una composizione tutta attorno di ombrellini di carta. Apriamoli. Ma potete farla per esempio anche con gli spumotti, sapete, quelli tutti tipo fuochi d'artificio, anche quelli sono bellissimi, magari quella è più bella per Capodanno, ce la ragioniamo questa cosa insieme. E cominciamo. L'importante è giocare di armonie, di aperture e chiusure, e allora al centro io ne metterei uno bello aperto, vedete qui il buco non era abbastanza profondo, ok, uno bello aperto e basso basso, così. Poi andrei sul laterale, zac, e ne metterei uno di un diverso colore, tagliando l'ombrellino così. Apritelo per quello che pensate vi possa servire e andiamo anche sul laterale interno. Dovete essere abbastanza ordinati nella composizione, cioè fare in modo di procedere costantemente tra interno e esterno. Olè! E infilzatelo. Forte forte. Qualche ombrellino si spaccherà, ma non succederà nulla. È ovvio che qui, infilzandolo, questo si apra, ma poi verrà coperto da quello successivo.
che metteremo per esempio qua, e metteremo un pochettino più chiuso. Ok, visto? Piano piano prende forma e continuiamo. Mettiamo un altro colore, lo infilziamo qui, prendiamo uno verde. Sono troppo carini questi ombrellini, quando li ho rivisti mi sono tornati in mente talmente tanti ricordi, ho detto io questo qualcosa con queste cose lo voglio fare. Ok, visto? E man mano l'armonia dei colori si compone. Adesso prendiamone un altro azzurro e lo mettiamo più in evidenza, perché è quello che abbiamo messo più nascosto rispetto agli altri. Qui al centro tagliamo, saliamo, poi io mi andrò a raccogliere per tutta casa questi cosi che stanno saltellando da una parte all'altra. Ok, perfetto, che carini, è semplicissimo farlo ma troppo troppo divertente. Mettiamone uno qui, così. È stato male. Olè. Man mano lui prende forma. Adesso continuerò a comporre la mia ghirlanda davanti ai vostri occhi in maniera così, in scioltezza. Tappo i buchi con qualcuno chiuso, tipo qui, e lascio qualcuno proprio quasi chiuso, proprio leggermente, così. E va via. Perfetto, finito. Tutta foderata. Adesso al centro facciamo spazio per la nostra candela, caliamola dall'alto in modo che gli ombrellini si possano fissare attorno a lei. Olè, spostiamoli qualora puzzassero. E il nostro centro tavola è pronto. Naturalmente ora ve lo fotografo, ve lo metto in bella mostra e mi sono divertita troppo a farlo. Veramente, veramente troppo. È una cosina che si fa in due minuti, due. Proprio in due minuti, ed è veramente d'effetto, carina e simpatica. Spero vi piaccia e accompagni questo fine estate con dei momenti piacevoli insieme alle persone che amate di più. Venite di là, che ho ancora qualcosina da dirvi. Troppo
troppo carino il nostro centro tavola, frizzante e fresco. È un aperitivo con gli amici, secondo me è proprio la cosa ideale, anche perché quegli ombrellini sono gli ombrellini tipici dell'aperitivo. E allora divertitevi insieme a me e magari anche i vostri piccolini si divertiranno un sacco a preparare con voi il centro tavola estivo per un cocktail, un aperitivo o un semplice tè con gli amici. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e vi rimando al prossimo. Ma state passando una felice estate? Io sì, molto bella devo dire. Tranquilla, al lavoro, ma bella bella. Mi auguro che anche voi vi stiate divertendo. Bene, adesso vi saluto e vi rimando alla vostra estate. Scrivetemi qua sotto cosa pensate di questa idea e cosa state facendo per quest'estate caldissima. Non mi rimane che salutarvi. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Arrivederci!